Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Qui ci troviamo nel deserto del Tanami, in Australia addirittura. Mi ricordavo Kabul, invece no, da un'altra parte. Complesso per test virali del consorzio. Il documento di carico dell'SS Lorelei disse a Gabe e Lian dove il virus veniva testato e da dove veniva spedito. La firma della dottoressa Elsa Weisinger sulle ricevute rivelata anche chi era la risposta... No, aspetta. Scusatemi, la firma della dottoressa Elsa Weisinger sulle ricevute rivelava anche chi era la responsabile delle operazioni mediche. Per scoprire chi si nascondeva dietro il siphon filter bisognava catturare lei. Dato che Gabe doveva essere a Washington per deporre, Lian e Maggie Powers si prepararono al rapimento. Ma Lian aveva anche altri piani. Intendeva ottenere prove fotografiche del genocidio, sabotare le comunicazioni del complesso ed eliminare i più terroristi possibile. Aveva giurato che quando avrebbe finito nessuno sarebbe mai stato più infettato dal virus. Anche perché... Sono appena arrivata al perimetro del complesso. Sto per andare dalla Weisinger. Roger, il satellite è collegato. Sto monitorando l'area. Ti tengo aggiornata. Chiudo. Anche perché vi ricordo che Liang Xing è stata infettata dal siphon filter, solo che poi è riuscita comunque a curarsi grazie appunto al vaccino che le è stato fatto. Ora, qui il mio obiettivo è non solo eliminare i tipi... Oh merda. Non è solo eliminare i terroristi, ma è anche eliminare... Cosa? Il vantaggio di avere quest'arma dall'inizio della missione è tutto un programma. Praticamente possiamo sparare in qualsiasi modo e in qualsiasi lago. Sì, vabbè, però minchia. Allora, meglio se ricominciamo. Perché questo? Perché se li allertiamo poi incominceranno ad arrivare a profusione, quindi non ha senso. Cioè addirittura questi anche col giubbotto antiproiettile, noi perforiamo anche il giubbotto antiproiettile. Cioè, giusto per dire, va. Sarà lo scienziato. Qui non c'è nulla. Qui non c'è nulla. Anche perché, se non sbaglio, ci sono i cadaveri da fotografare qua. Cos'è che c'erano? Che tra l'altro si trovavano proprio vicino a dove cominciava la missione. Siamo... Minchia. Ok, questa era la parabola. Lian, ci sono quattro soldati intorno alla tenda della Weising. Devi eliminarli prima di contattarli. Ok, e questa è la parte tecnicamente finale. Io mi ricordo che c'era la zona... Quella con i tipi messi davanti alle tombe, se non mi ricordo male, che c'erano tipo delle fosse scavate. O non era in questa missione, ho questo ricordo vago.
Perché non me li fa vedere? Ma che cazzo? È laggiù! Okay, più che altro... Attaccate in forze! Più che altro non vorrei... Diciamo che il brutto sarebbe appunto sprecare questo fucile. Quanti cazzo sono? Ecco, più che altro per questi che sono... Che sono infamissima sprint. Allora, un secondo, fatemi vedere la mappa. Perché devo un attimo orientarmi. Ecco, elimina 4 soldati di guardia alla tenda di Weisinger, libera la dottoressa Weisinger, fotografa le prove del genocidio. Ah, ecco, vedi dove si trovavano. Vedi, mi ricordavo che erano... Vabbè. E allora andiamo da questo lato. Anche se qua però c'è la tenda. Oddio. Madonna, proprio in faccia gli sono andato. Che allora era qua dove c'erano quelli che dovevano essere fotografati. Lì dove c'erano le fosse. Allora era questo il livello, perché me lo ricordo. Aspettate. Io purtroppo... Madonna mia, da dove sono finito? Ah, ecco, vedi, sì. La fossa comune. Non so, come cazzo si scattava la foto ora? Ah, ecco. Ok, la fa da sola. Ok, ora invece dobbiamo andare verso la dottoressa, quindi dobbiamo andare sempre a nord, esatto. Ecco, questo è l'accampamento. E qui dobbiamo fare attenzione, perché se non mi ricordo male, le guardie erano col giubbotto antiproiettile, può essere? Quindi altri 3 soldati da eliminare. Porco. Altri 2. Un altro. E infatti, vedete, sono tutti col giubbotto antiproiettile. E qua c'è l'ultimo. E ora dobbiamo andare a prendere la nostra biondona, la nostra professoressa biondona. Allora, dovrebbe esserci l'ingresso della tenda, eccolo qua, e lei si trova praticamente in fondo. Però adesso le cose cambiano, perché ci sono quelli contaminati. Liang Xing, chi stavi aspettando? Quella dannata russa. Credevo dovesse tirarmi fuori di qui. Aramov? E le hai creduto? L'intero complesso sta per essere chiuso. Non doveva andare così.
Lian, ho appena intercettato un messaggio codificato. Un uomo chiamato Silvers ha ricevuto l'ordine di uccidere tutti là dentro, personale medico incluso. Deve anche eliminare i restanti soggetti test. Quali soggetti test? Stanno venendo per me. Dobbiamo andare via di qui. Resteremo qui finché non avremo aiutato questi soggetti test. Dove si trovano? Lian, cosa stai facendo? Questo non fa parte della missione. Non puoi aiutarli. Sono stati colpiti dall'evoluzione finale del virus Siphon Filter e non ho ancora messo a punto l'antidoto. I composti che mi servono sono sparsi per la base. Ti procurerò io quello che ti serve, ma se provi a mentirmi ti lascio nelle mani di Silvers. Presto! Esatto. Obiettivi aggiornati, quindi ora dobbiamo andare a recuperare gli ingredienti per preparare la pozione polisucco. Allora, andiamo da quello più lontano, che se non sbaglio era esattamente questo. Anche perché poi il DNA Ligas. Cioè proprio stiamo parlando di genetica qua, proprio a livelli incredibili. Ora cosa c'è pure? L'RNA? Ah no. Ma da dove cazzo sei uscito fuori tu? E ora qua c'è l'ultimo. La DNA polimerase, che era quello più vicino. Infatti siamo praticamente ritornati all'accampamento. Ora lei mi prepara il composto, così lo fa in 2 secondi. Test. Sono tenuti nel loro villaggio a pochi chilometri da qui. Lian, c'è un elicottero a sud della vostra posizione. Ricevuto, andiamo verso un elicottero. Tutto ok con le attrezzature? Sì, ho tutto quello che mi serve per sintetizzare l'antidoto. Andiamo. Dobbiamo muoverci. Perché ora praticamente... Madonna, ma oh, quanto lo odio il fatto che non spara. Cioè, si piazza, si punta come un ceppo e non spara. L'elicottero è da questa parte. E che ora ci sono i soldati. Ok. E ora noi tecnicamente dobbiamo andare all'elicottero. Esatto. E fare ora la missione, quella per salvare i cittadini, cioè i popolani, che è appunto quel ricordo che vi ho detto poco fa di quelli che si trovavano pronti al patibolo per essere uccisi, e lo vedremo ora nella prossima puntata. Quindi, per il momento è tutto, e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!